solo due volte. Beh, tutto che viaggio a tomarci. Allora non ce l'avevi chiamato. Certo. Ancora in attesa, amici di parmafanzine.it, dell'inizio della presentazione ufficiale. Ci sono circa una trentina di minuti di ritardo, ma è anche dovuto alla grandissima presenza di pubblico. Sono presenti un po' tutti, c'è anche Guido Barilla, che ora vi facciamo vedere perché si è appena alzato a favore di fotografi. Ci sono un po' tutti, quelli della Nuca 1, della Nuca 2, del resto è anche normale la presentazione della società. Ci sono ovviamente i boys, ci sono veramente tantissimi tifosi. Noi siamo già entrati con il live, attendiamo ovviamente l'inizio della cerimonia per poi tacere e lasciare spazio ai protagonisti, la presentazione di tutte le squadre, della prima squadra, quella di Apolloni, tanto per intenderci, alla squadra femminile fino alle giovanili. Verrà presentata anche la maglia. Intanto proprio qui di fianco a noi, noi siamo alle spalle, ovviamente non ci possiamo muovere perché sennò facciamo danni, però qui vedete tutti i rappresentanti della Nuco 1 abbracciati, da Guido Barilla a Angelo Gandolfi, c'è Marco Ferrari, c'è anche Del Rio. Non appena inizierà la presentazione noi rimarremo in religioso silenzio e cercheremo di farvi vedere tutti i particolari. Siamo proprio vicini al palco, quindi cercheremo di farvi vivere questa presentazione nel miglior modo possibile, come abbiamo scritto, lo ricordiamo anche ora a voce. Se dovesse interrompersi lo streaming, il consiglio è sempre lo stesso: aggiornate la pagina Facebook del Parma e dopo, di Parma Fantini, scusate, e dopo una trentina di secondi ci sarà il nuovo link per la diretta. Ora noi lasciamo spazio. Eccoci qua. Buonasera. Buonasera a tutti. Quanti siete? Tanti per questa prima presentazione del Parma Calcio 1913. C'è una parte molto molto migliore di chi vi parla, arriva da Sky, è partita da TV Parma, è la giornalista parmigiana, telegiornalista del 2014, la più bella giornalista del 2015, ma soprattutto è tanto tanto brava, Monica Bertini. Mamma mia, che presentazione! Hai dimenticato una cosa, e soprattutto sono parmigiana. Parmigiana, parmigianissima, tifosa del Parma, non poteva non esserci dall'alto della sua esperienza nazionale e dall'alto del tuo cuore che è qua vicino. Allora, sempre. Qua fischiamo un po', ma adesso proviamo a spostarci in mezzo. Cominciamo, siete d'accordo? Cominciamo. Forse non possiamo stare troppo vicini, sai? Questo non è bello. No, non è per niente bello, perché Vabbè. Mi dai sempre tanta sicurezza, Sandro. Comunque. Allora. Anche da parte mia ovviamente un saluto a tutti voi. Sono davvero molto orgogliosa di essere qui quest'anno. Gli altri anni ho saltato, ma adesso è tutta un'altra storia. Un nuovo Parma, una nuova società, ma con un legame ancora forte con la parte più sana di questa città e della tifoseria. Vabbè, è la genuinità questa. Consigli utili. Dopo la pubblicità partiamo. Dopo la pubblicità partiamo, dopo i consigli per gli acquisti, partiamo con le autorità. È giusto che si parta da questo, visto che hanno avuto anche una figura importante. E allora chiamiamo Monica. Qui sul palco con noi il sindaco della nostra città, Federico Pizzarotti, accompagnato dall'assessore allo sport e alle politiche giovanili, Giovanni Marani. Eccoci qua, siamo sempre qua. Siamo sempre qua, però... Io penso che il clima che vedrete tra poco su questo palco, che noi abbiamo appena respirato qua dietro, rispetto a tutti i giovani, rispetto a tutte le giovani, possiamo dire adesso, io penso che sia una cosa fantastica. Io penso che c'è solo da dire grazie a tutti quelli che hanno lavorato. Io cito, Marco Ferrari su tutti, fatemelo dire, perché ci abbiamo lavorato veramente da febbraio.
Beh, vedete, siete stati veloci perché era, si arrivava in fondo da chi ci sta credendo da sempre e l'affetto del numero dei biglietti ovviamente è indiscutibile, e quindi un ringraziamento ai boys e a tutti i tifosi e a tutte le famiglie che spero si avvicineranno ancora di più quest'anno al campionato. Io vi ringrazio, passo la parola a Giovanni che dall'inizio ha seguito questa cosa. Io non ho nient'altro da dire se non che i ragazzi hanno stabilito nella città un record che secondo me sarà veramente difficilissimo battere, perché io credo che siamo intorno a 10.000 ormai. Un 10.000 che 9.000 è un numero che quasi nessuno riuscirà mai a battere. Grazie a tutti e complimenti. Grazie all'assessore, grazie al sindaco Pizzarotti. Allora, sono quasi 9.000, la campagna abbonamenti è aperta, quindi andiamo avanti. E adesso ragazzi, soprattutto i boys, vi voglio ancora più carichi perché partiamo con la presentazione. Loro stanno cantando "Noi saremo sempre qua quando il Parma giocherà", lui c'è sempre stato, a volte di presenza, altre volte comunque con il cuore. Stiamo parlando del presidente Nevio Scala. Allora Nevio, te ne ricordavi così in fondo? Grazie, grazie a tutti, buonasera a tutti. Scusate la mia emozione, ma io... Allora ci arriveremo però piano piano, con un po' di pazienza. Allora, io sono un presidente fortunato, sono stato un allenatore fortunato e sono un presidente fortunato ad avere dei tifosi come voi. E quindi io vi ringrazio moltissimo e vedo che siete molto numerosi, però vi posso dire che questo evento non avrebbe avuto, diciamo, la possibilità di essere festeggiato se non avessimo avuto delle persone che hanno dato la loro disponibilità, e per questo io rubo un po' la scena a Sandro e alla Monica per invitare in questo palco i protagonisti di questo nuovo progetto, che sono diciamo i miei, quelli che mi hanno eletto a vostro presidente. Quindi invito tutti i nostri grandi a salire sul palco. Marco Ferrari e poi Mauro Del Rio, Angelo Gandolfi, Giampaolo Dallara, Giacomo Malmesi, Guido Barilla, Paolo Piva, e manca Paolo Pizzarotti, c'è Corrado Cavazzini e l'avvocato, che salutiamo. Eccoli qua, diciamo che sono stati loro ad impegnarsi, ognuno a suo modo. Questo è il ringraziamento della gente di Parma a chi ha fatto rinascere il calcio nella nostra città. Io adesso non so se qualcuno di voi vuol parlare o se faccio io delle domande, così parto a piede a terra. Però Marco Ferrari, intanto che hai organizzato un po' tutto questo, diciamo, te l'aspettavi?
Mi aspettavo no, lo sognavo sì, perché la gente di Parma credo di conoscerla. Io mi sento in questo momento di dire solo un enorme grazie a chi ha creduto in questa avventura, a Nevio e a tutti i suoi uomini e ai ragazzi che fra un po' saliranno sul palco, che ci hanno dato una mano dall'inizio, ma soprattutto io mi sento di dire grazie a Parma, che ha risposto in modo incredibile e anche stasera lo dimostra. Io avevo incontrato Guido Barilla a Chianciano, abbiamo parlato un po' di calcio in quel giorno, anche se erano ancora le cose da finire di costruire, ho capito che il Parma sarebbe rinato. È questa passione che è nata grazie alle giovanili, paradossalmente, che dopo saranno i primi protagonisti di questa seconda, di questo inizio di presentazione. Quando ci siamo incontrati, Alba. Quando ci siamo incontrati a Chianciano, avevamo il cuore in mano per una situazione differente, ma il Parma stava nascendo da qualche mese, il nostro Parma stava nascendo di qualche mese, il vostro Parma, e ora siamo qua e secondo me stiamo cominciando una storia straordinaria tutti assieme. Una storia unica che ci viene riconosciuta anche da tutti, perché il calore con cui tutti insieme siamo vicini a questa nuova storia è straordinario, e questo è il dono di tutti noi che siamo qua, di tutti voi che partecipate così attivamente, così calorosamente, di tutti quelli che hanno voluto stare così vicini a questa squadra ancora prima che nascesse. E questo è il migliore degli auguri. E se le cose saranno ben fatte avremo molto successo. Allora, dopo avremo ancora questi protagonisti, vi ringraziamo. Grazie. Grazie, cominciamo. Lei deve rimanere qui con noi, Presidente. Eh sì, lei deve restare qui con noi perché abbiamo visto solo una parte, no? Il cosiddetto G7, gli azionisti, ma c'è una grande famiglia, no? Un'altra grande famiglia, ci allarghiamo sempre di più. Tra l'altro possiamo dire che questo Parma Calcio 1913 ha guardato a chi nel, tra virgolette, vecchio Parma ha avuto un ruolo importante, quindi è giusto salutarli dopo un anno di sofferenza, e adesso anche loro vedono una rinascita, quindi io direi, Nevio, se tu vuoi chiamare la tua grande famiglia del Parma. Bene, io senza fare nomi, chiamiamoli. Mi sono fatto la mia squadra, mi sono fatto una squadra che sta lavorando con grande serietà, con grande impegno dalla mattina alla sera. Io credo che se il buongiorno si vede dal mattino, abbiamo le possibilità veramente di dare a voi grandi soddisfazioni, quindi invito in questo palco Lorenzo Minotti, Gigi Apolloni, Fausto Pizzi, coloro che e con loro, Nevio, e con loro chiamiamo anche tutti i dipendenti dell'attuale Parma, grazie, perché noi vogliamo che siate qua insieme alla società, tutti insieme. Adesso vi do una sorpresa anche a voi. Allora, mettiamo qua davanti, lasciamo dietro per un attimo i big e mettiamo qua davanti i dipendenti, che sono quelli che fanno andare avanti il Parma. Probabilmente le facce le avete già viste, è inutile dire i nomi, sono quelli che lavorano, come dire, al buio tutti i giorni a organizzare il nostro Parma. Mi fate un piacere personale, li ringraziate. E facciamo, mi suggeriva giustamente Stefano, facciamo un controapplauso a chi ci ha sostenuto in quest'anno difficile. Grazie ragazzi, buon lavoro, di più non posso dirvi, e speriamo che l'anno prossimo e poi tocchiamo ferro. Grazie. Grazie.
Allora, voi invece restate qua con noi, partiamo a sentire cosa hanno da dirsi. Beh, Luca Carra, diciamo, è quello forse che gli è stata stravolta un po' di più di tutti la vita, perché è passato da essere manager di un'azienda a manager di una squadra di calcio. Come cambia? Però ti vedo sempre sorridente, vuol dire che lo stipendio arriva. No, per il momento siamo abbastanza tranquilli da quel punto di vista. No, beh, è cambiato completamente tutto, perché dal 23 giugno ho lasciato il Real e ringrazio ancora Gandolfi di questa possibilità che mi ha concesso. Siamo dovuti partire da zero, pensare che un mese fa non esistevamo e oggi siamo qua a presentare una squadra. Abbiamo fatto veramente tante cose, dallo stadio Tardini al centro sportivo di Collecchio. Devo dire che è stata veramente una cosa difficilissima, ma adesso molto gratificante. E il grazie va a tutti quelli che hanno lavorato con noi, ma grazie va soprattutto a loro, perché non ci aspettavamo un affetto così importante. Intanto abbiamo già detto cosa faremo l'anno prossimo. Allora, Minotti, gli do del lei perché non mi ha baciato come la Monica e sono un po' geloso. No, allora, oltretutto ultimamente ci stiamo vedendo anche spesso, quindi. Lo so, allora Mino. No, ma parla te davanti a questa cosa. Lavorativamente parlando. Io sono veramente molto emozionato, ringrazio tutti questi tifosi, tutta questa gente, perché mi riempie il cuore veramente di felicità e anche di responsabilità, perché da questo momento dobbiamo rispondere coi fatti. Abbiamo fatto un mese veramente intenso, credo che vorrei ringraziare tutti quelli che hanno lavorato insieme a me, ma tutti i ragazzi che sono arrivati, perché stiamo lavorando veramente bene, adesso dobbiamo dimostrare sul campo di essere bravi. E speriamo sia così, dillo anche a chi c'è dietro. Io vado in ordine di posizione, Monica, così vado. Fausto Pizzi, purtroppo ci conosciamo da anni, purtroppo nel senso di età, e questo significa che stiamo invecchiando, e quindi adesso dai campi, dall'allenatore sei diventato dirigente. Sì, è bellissimo, mi è toccato il privilegio di ricostruire il settore giovanile, il fiore all'occhiello della società negli ultimi anni, e bellissimo, un grosso privilegio. Anch'io avrei da spendere numerosi grazie ai ragazzi che hanno aspettato che il Parma potesse ripartire, ai genitori che ci hanno voluto dare fiducia e a tutti loro che questa sera testimoniano quanto di bello stiamo facendo. Grazie Fausto. Gigi, il 555 di Apolloni è tra... Ah, vabbè, questa vecchia battutaccia. Allora, come va? Adesso purtroppo non posso più picchiare. Gli ha tolto la licenza, è come 007, gli ha tolto la licenza. No, anch'io sono molto emozionato, vi ringrazio. Questo è un tifo da Serie A. È un tifo da Serie A, vedere tante facce che conoscono le emozioni che attraverso i ricordi che ho guardando queste persone che comunque hanno raccontato insieme a me un pezzo di storia del Parma Calcio. Sono emozionato perché comunque sono arrivato ad allenare la squadra con cui ho raggiunto il massimo nel calcio. Quindi ringrazio tutto l'affetto, tutto la presenza anche numerosa, anche le partite l'hai sempre detto. No, io l'altra sera a Monza mi sono emozionato a vedere una partita tra due squadre diciamo storiche cadute, però con orgoglio ho visto i tifosi venire lì incitare i ragazzi e questo mi ha emozionato. Grazie a Gigi Apolloni. Andrea Galassi era stato chiamato da Arrigo Sacchi, ha fatto un anno nel Parma, te l'aspettavi di tornare? Ma di tornare non me l'aspettavo, però è stata una grande emozione, una grandissima soddisfazione, trovare tanta gente, una città che oggi è in Serie D ma che reagisce da Serie A. Non so, e non è stato semplice, siamo qui a lavorare, credo che per certe cose è stato anche più facile perché tantissimi giocatori volevano venire in questa città, in questa piazza, anche gente che giocava in categorie superiori. Speriamo di aver fatto un bel lavoro e di poter togliere le soddisfazioni che vogliamo. Insomma. Grazie Andrea Galassi, Gigi Apolloni, Lorenzo Minotti, Luca Carra e Nevio Scala, ci rivediamo dopo, teniamo qui Fausto Pizzi, Monica. Grazie.
Fausto Pizzi, che resta qui con noi, ma non sarà solo, perché chiamiamo anche Giovanni Manzani del settore giovanile. Benvenuto. Eccoci qua, sono andato a bere, mi sembra di aver già giocato la finale di Wembley, che tu hai giocato. Che fatica è stata quella cercare di ricostruire da zero praticamente un impianto che è venuto a mancare? È stata dura, è dura, però è davvero, come diceva Fausto prima, anche motivo di grandissima soddisfazione. E vedere, abbiamo detto con Fausto, tutte le squadre che si allenavano contemporaneamente a Collecchio 10 giorni fa, quando abbiamo fatto praticamente il primo inizio, è stato un motivo veramente di sana soddisfazione. E il 2 di luglio, quando ci siamo trovati di fatto in un bar, sarebbe stato difficile anche solo pensarci, insomma, quindi davvero grandissima soddisfazione. Faticoso, ma con le soddisfazioni che arrivano quando c'è sempre un grande lavoro alle spalle. Chiamiamo anche gli altri quadri tecnici, diciamo così, di questo settore giovanile che ha 6 squadre e che adesso vedrete sfilare. Devo dire che dopo Chianciano era la prima volta che vedevo una finale così importante giocata da dei ragazzi. Devo dire che è stata una grande giornata. Allora, Andrea Monica, responsabile ricerca e selezione, Cristian Dao, capo degli osservatori, i collaboratori tecnici sono Marian Ciobanu e Pierluigi Perrone. Vediamo se ci sono, salgono con la squadra. E allora cominciamo con le squadre. Anzi, eccoli qua, gli altri collaboratori che erano, ci volevano mescolare in mezzo ai ragazzi. Allora proviamo a chiamarli, vediamo se ci stanno tutti, io mi sposto. Partiamo dai più piccoli, i piccini, o meglio, come si chiamano, i Pulcini 2005. Allenati da Federico Novari. Eccoli qua, il futuro è questo. Oggi pomeriggio hanno vinto un torneo, quindi facciamogli un minuto di applauso in più, perché oggi hanno portato a casa uno dei primi trofei del Parma, calcio 1913. Andiamo. Passiamo allora agli esordienti 2004 con l'allenatore che è Dario Milone. Andiamo, andiamo, li facciamo correre anche loro. Fate un applauso, questa è la seconda squadra di 6 delle giovanili del Parma. Giovanissimi regionali fascia B 2003, l'allenatore è Cornelio Donati. Grande Cornelio, il mitico Cornelio Donati. E poi ancora i giovanissimi regionali 2002, accompagnati dall'allenatore Giuseppe Manarin e tutti gli altri collaboratori anche. Eccolo qua, questa è la quarta squadra. Eccoci qua. Arriviamo ora agli allievi, qua si cresce, si diventa grandi. Allievi 2000-2001, accompagnati dall'allenatore che è stato uno dei capitani del Parma, sicuramente tra i più amati, ed è Stefano Morrone. Accompagnati anche in questo caso con tutti i collaboratori. Ci
Non scappi. Sedetevi qua intanto. No, io volevo chiedere solo una cosa a Capitan Morrone, perché per me è sempre un altro dei grandi capitani del Parma. Ti ricordi una presentazione così quando... No, così no. Buonasera a tutti, io vi saluto. Una presentazione così non me la ricordo. Ti ricordi io così sudato? No, no, così no. È veramente un piacere avere tutta questa gente ed è l'inizio di, un nuovo cammino. Io insomma sono veramente orgoglioso di ripartire con questa nuova società, si respira un'aria completamente nuova e di questo siamo tutti contenti. Si riparte, siamo tutti vogliosi di far bene, insomma l'ambizione c'è. Mi piace, sei emozionato anche e forse più addirittura di quando eri il capitano. Andiamo! Sono i più grandi di tutti, sono quelli che fanno parte della Juniores. 97, 98, 99 sono i loro anni di nascita e sono accompagnati da colui che è stato un grande calciatore, è parmigiano, avrà sicuramente un grande futuro da allenatore ed è anche campione del mondo con la nostra Italia nel 2006, Simone Barone. Ecco qua, vieni. E tutto il suo staff, ovviamente. Eccoti qua. Simone, bel ritorno anche per te, presentazioni ne hai fatte. No, mi fa molto piacere, come ho sempre detto, era un mio sogno ritornare con questa maglia, adesso ho questa fortuna di allenare questi ragazzi, quindi sono contento, emozionato di essere qua con questa nuova avventura, con questa nuova società. Grazie Simone, io vorrei veramente, avete fatto già un tifo da Serie A e addirittura anche da Europa League o addirittura da Champions, vorrei che salutaste calorosissimamente il futuro del Parma, queste sei squadre. Grazie ragazzi, in bocca al lupo. Dai, dai. Grazie a tutti, in bocca al lupo ragazzi, siete anche il nostro futuro. Grazie, grazie agli allenatori, grazie a tutti, buon lavoro, in bocca al lupo per questa lunga stagione, prima e lunga stagione. E si va di selfie e noi andiamo. Allora, dobbiamo... Ciao Luca. L'entusiasmo di questi ragazzi, aspettandoli davvero credo sui che sia... campi, vogliamo vedere crescere. Credo che sia un gran ricordo per loro questa... Mi posso aggiungere? Con i selfie. No, fatti. Balla. Grazie, grazie a tutti. Grazie. Okay. Vabbè. Grazie a tutti. Mi raccomando, pensiamo solo al calcio. Sono piccoli ancora. Anche perché adesso dobbiamo chiamare altri ospiti, però qui è tutto un po' bloccato. È un po' intasato. No, vediamo, bloccato. Dobbiamo chiamare Jonathan Greci, vediamo se riesce a scavalcare. Vabbè, anche perché dicevamo che comunque le strutture hanno bisogno di tantissimi elementi, visto che si parlava di selfie, no? Bisogna evolvere anche per quanto riguarda i social network, per quanto riguarda tutto il discorso digitale. Tu hai già citato Jonathan Greci e lui è il digital marketing manager proprio del Parma Calcio 1913. Ben trovato. Mi è riuscito a passare. Buonasera a tutti. È molto emozionante essere qua questa sera e ci tengo a presentare un progetto al quale tengo particolarmente. Vorrei invitare sul palco le persone che hanno fatto nascere questo progetto e contribuito, cioè i soci di Parma Partecipazioni Calcistiche, se vogliono salire, accomodarsi. Però vorrei mostrarvi un video.
un video che parla più di mille parole, quindi lascio parlare le immagini. Tutti vogliono bene alla squadra di calcio, un affetto caldo e sincero, com'è della natura emiliana, che fascia i giocatori locali di un quasi geloso senso d'orgoglio. Anche quando le cose vanno male, anche quando le soddisfazioni si fanno attendere un po' troppo, il tifoso parmense non abbandona la sua squadra. Magari soffre, magari si arrovella ed esterna il suo cruccio con qualche fischio, ma non l'abbandona mai, la sua cara gloriosa squadra dalle maglie crociate. Barbuti pronto a calciare, calcia Barbuti e gol! Gol di Barbuti, 1-0 dopo 7 minuti e 40 secondi, il Parma in vantaggio, Barbuti corre tutto campo e va a ricevere l'abbraccio dei tifosi, Parma in vantaggio. Questa è la storia di una maglia crociata che è appartenuta a mio padre nel 1918-1920 che giocava nel Parma Calcio. Era una maglia che a quei tempi era personale del giocatore, tant'è vero che mio padre la portava a casa, se la lavava, se la cuciva, se aveva avuto dei danni e portava sul retro del collo le iniziali LU, Leone Ulugiano. Barducci, Grulla, Piaser, Casini, Bertozzi, Caleffi, Morganelli, Rancati, Rubagotti, Regali, Soncini e alla stagione 1969-70. Il Parma allora militava in Serie D. Ricordo un episodio che ha dell'incredibile per la Serie D. In Parma fanfulla, ben 11.000 spettatori affollarono le gradinate del Tardini. Il trionfo fu la partita finale a Varedo. Io mi portai a casa il manifesto, penso l'unico della partita, che era affisso in alto sulla biglietteria. 27 maggio 1990 si è materializzato un sogno. Nel derby contro i cugini reggiani, il nostro Parma è riuscito a conquistare in un'epica battaglia una storica promozione in Serie A. Risparmiai addirittura i soldi della colazione per far confezionare da una sarta del mio paese una bandiera enorme a strisce orizzontali gialle e blu. Poi ho ancora nella testa, nel cuore e nelle gambe questa corsa per di fiato con questo mega bandierone issato sopra le nostre teste. E chiudendo gli occhi riesco ancora a vedere i raggi del sole che passavano attraverso la tela, dando un effetto cromato veramente poetico. I ricordi ce ne sono tanti, perché poi a Parma ho vissuto la maggior parte della mia carriera calcistica, quindi di ricordi ce ne sono tanti, soprattutto belli, ecco, dove abbiamo condiviso con la squadra, con i tifosi, momenti straordinari dalla promozione alla Serie A, che ricordo per me è più bello, dalle vittorie della Coppa Italia, della Coppa UEFA, insomma, della Coppa delle Coppe, sono tutti ricordi straordinari che mi legano in maniera, dico anche viscerale, alla città. Era il 14 maggio del 1992. Quell'anno ero a Milano e con mio padre decidemmo di vedere una partita, Parma-Juve, finale di Coppa Italia. Mi sedetti sul divano ed ero un bambino del Milan, rosso-nero. Quando mi alzai ero diventato un tifoso del Parma. Successe una cosa straordinaria. Quella squadra
non fu solo capace di vincere la Coppa Italia, ma mi diede una conversione, una fede che ancora oggi batte qui dentro più forte che mai. Alzare la Coppa è stata veramente la chiusura di un cerchio, la realizzazione di un sogno. Tante volte l'avevo fatto insieme ai miei amici, dopo le partitelle facevamo delle finte premiazioni. Quando mi sono trovato al Tardini a alzare la Coppa Italia con i giocatori della Juve, tutti delusi e sconfitti, mi sono reso conto che avevamo realizzato qualcosa di straordinario e di irripetibile. Nel 1995 è stato un anno bellissimo. Il Parma ha vinto la Coppa UEFA a Milano contro la Juventus e il giorno dopo in negozio me l'ha portata qui Lorenzo Minotti. È arrivato qui con la Coppa UEFA, che per me è stata una cosa da piangere, non dico da pelle d'oca ma dico da piangere, e dopo c'è stato un altro regalo che me l'ha lasciata qui una settimana. E mia moglie mi prendeva in giro perché io la coppa me la portavo dietro come un bambino piccolo, cioè me la caricavo e andavo a casa, la mattina tornavo con la coppa. Il Parma per me non è solo la squadra del cuore o la squadra della mia città, ma è anche una storia che viaggia parallela alla mia. E cosa facevo quando avevo 20 anni? Quando avevo 20 anni era il 2005, e cosa faceva il Parma? Il Parma arrivava alla semifinale di Coppa UEFA schierando la Primavera, e da lì ho dei riferimenti con i quali ricostruire la mia vita aiutandomi con la squadra del mio cuore. Il Parma non è solo un'emozione, una passione, una fede. Il Parma è un amore senza fine. Quali sono le difficoltà? Che l'innamorato fa di tutto per stringersi al suo amore. Non è che devi esserci. Se sei innamorato del Parma e hai questa passione, ci sei. Oggi ricominciamo da qui, tutti insieme, la società, la squadra, la città e tutti i tifosi del Parma. Gettiamo le basi per un futuro sostenibile, che sia di esempio per il calcio italiano e internazionale. È un progetto basato sulla trasparenza in cui i tifosi saranno protagonisti anche fuori dallo stadio. Perché questa squadra, come la sua storia, è di tutti noi e tutti noi possiamo dire noi siamo Parma. Riprendiamoci il nostro passato. Fai parte anche tu della rinascita del nostro Parma. Guardiamo avanti, ma partiamo ricordando il nostro passato e la nostra storia. Contribuiamo tutti insieme a realizzare questo sogno. We are Parma. 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 Spettacolo comincia. Allora, ragazzi, we are Parma. Quello è, in fondo, Jonathan. Esatto. Quello è il messaggio. Ringrazio le persone presenti nel video. Avremmo voluto mettercene molto di più, ma il video era già abbastanza lungo. Ringrazio loro perché ci hanno regalato la loro immagine, la loro storia e le loro emozioni. Però questo è l'inizio e tutti noi possiamo contribuire. Quindi la campagna è appena iniziata, We Are Parma, e tutti noi possiamo dire We Are Parma. È semplicissimo, basta visitare il sito internet www.weareparma.com. La cosa più importante di questo progetto è che tutto il ricavato dell'iniziativa verrà destinato ad iniziative per i tifosi, quindi è un progetto partito da un'idea dei tifosi, fatto con i tifosi e sarà fatto per i tifosi. Quindi il progetto raccoglierà dei soldi e verranno destinati ad iniziative, prima tra tutte il Museo Crociato, un museo sulla storia del Parma, la storia che abbiamo visto. Quindi verrà fatto
permanente allo Stadio Tardini il Museo Crociato per la Storia del Parma, quindi un motivo in più per contribuire e appoggiare questa iniziativa. Tutti noi possiamo dire We are Parma. Allora, qui avete il rappresentante della Newco 2, cioè il presidente Cavazzini e tutti gli altri. Io saluto il presidente Foglia, sempre presidente, presidente storico, e chiedo a Cavazzini che significato ha tutta questa iniziativa nell'ottica di essere rappresentanti, tra virgolette, dei tifosi all'interno di una società. Beh, credo che sia un'iniziativa veramente fuori dal comune, perché credo nessuna società ha avuto questa idea di progetto, e quindi noi abbiamo costituito un Parma per le associazioni calcistiche che è da azionariato diffuso, che vuole sostenere assolutamente il nostro Parma Calcio. E poi diciamo che c'è questo crowdfunding, si chiama così. Nevio, io vorrei il tuo aiuto ancora. Salutiamo ancora Nevio Scala, che praticamente ci sta rubando un po' il mestiere, e gli facciamo fare il conduttore della serata. È vero, Nevio? Sì. Io sono orgoglioso di questo progetto. Quando ne abbiamo parlato ero molto scettico, a dir la verità. Però non vogliamo restare solo in Italia. No, noi abbiamo già clamorosamente riempito le pagine dei giornali con il vostro assenso, con il vostro contributo alla partecipazione di questa squadra. Però, ripeto, non vogliamo restare solamente in Italia, e questo progetto è seguito veramente con grande interesse anche nel resto del mondo. Per questo fra di noi stasera c'è una persona con la quale abbiamo combattuto molto lealmente, soprattutto grandi battaglie, ed è un testimone che vorrà dirvi due cose. Lui è entrato in questo meccanismo e ha capito che questo progetto andava sfruttato, andava divulgato, e per questo io invito questo signore e invito voi veramente a fare a lui un grandissimo applauso, perché è stato un atleta di grandissimo spessore e ora così ha una nuova attività che sposa appieno il nostro progetto. Quindi, senza dire il nome, lo invito qui, lo chiamo solo per testimoniare appunto l'affetto che lui ha nei nostri confronti. Gianluca, prego. Ciao Gianluca. Allora, buonasera. Cos'è questo progetto, Gianluca? Scusate le spalle. Questo ci sta. Allora, no, posso dire. No, volevo dire innanzitutto complimenti per l'entusiasmo, per la passione. Credo che non sia una cosa scontata. Bene. Ragazzi, scusate, ora abbiamo dato il benvenuto a Gianluca. Adesso vi prego con grande tranquillità di ascoltare quello che lui ci deve dire. Allora, proviamo a spiegare questa tua iniziativa. No, innanzitutto volevo ringraziare il presidente per le belle parole. Io sono stato avversario del Parma tante volte, sempre stato un avversario duro, difficile da battere, però leale, e ho giocato anche nella Sampdoria. Questo qualcuno magari non se lo ricorda. La Sampdoria come tipo di realtà è molto simile a quella del Parma. È anche gemellata, mi dicono, è una città relativamente grande, però grande passione e il desiderio di ottenere risultati contro le squadre più ricche.
ho avuto molto dal mondo del calcio e quindi per me è un dovere cercare di fare qualcosa. Quando sento un'idea che mi piace, che credo faccia bene al mondo del calcio, cerco sempre di supportarla con tutto il mio entusiasmo. Questa credo che sia una bellissima idea. Come diceva il mister prima, di Parma si è parlato in tutto il mondo per i motivi giusti, quando vincevate ed eravate tra i più forti d'Europa, e anche per i motivi sbagliati recentemente. Quella di ricomprarvi il passato per costruire un futuro migliore credo che sia un'idea fantastica. Io la supporto insieme a tifosi. Vabbè. Ne parleremo in giro per il mondo. Sarà meglio parlarne. E sono sicuro che voi contribuirete ricomprandovi il passato che vi appartiene. Grazie. Io smetto. Grazie comunque a tutti. Grazie a Cavialli, grazie a Nevio Scala, grazie alla Gnupo 2. In bocca al lupo, buon lavoro. Ciao Gianluca. Eccoci qua. E vabbè. Ora arriverà il momento delle maglie e della squadra di Apolloni e della squadra femminile. Volevo saltare anch'io, ma avevo stoppiamo paura. Questo link perché stanno per terminare i 60 minuti. Aggiornate allora, la pagina Facebook del Parma, perché tra circa 30 secondi tua, ci sarà il nuovo link. Cominciamo con le novità. Le novità.